Paraguay a Rio Grande, passando le due frontiere, quindi dall'Argentina al Cile, dal Cile all'Argentina. C'è sempre un po' freddo, sinceramente, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a Rio Grande, Rio Gallegos. Rio Gallegos abbiamo avuto problemi, nel senso che abbiamo avuto problemi di benzina, perché abbiamo trovato un benzinaio per sulla strada, ma purtroppo non aveva benzina, quindi siamo dovuti arrangiare un po' con le nostre taniche, cercando di risparmiare all'osso, arrivando a 200 km al prossimo benzinaio. E abbiamo toccato i 3 gradi anche oggi, un po' freschino, e abbiamo fatto i 130 km di Giaione, di sterrato. Molto affascinante, il panorama e tutto il resto, comunque impegnativo, sempre affascinante perché c'è la passione, ma impegnativo per la guida. Per il resto il viaggio procede, abbiamo già incontrato due scuole sostenute dalla Fondazione Route 40, siamo passati solo a salutare e niente di più. Ci attende invece quella a Salta, dove stanno preparando grandi festeggiamenti per il nostro arrivo. Speriamo bene. Per ora comunque procede tutto bene il viaggio, panorami stupendi, incontri con le varie specie selvatiche di animali. È una natura sempre affascinante. Sullo sfondo il panorama delle Ande imbiancato. Abbiamo dovuto cambiare il percorso, non siamo riusciti a fare il passo Robaglio perché è innevato e infangato dalle piogge, almeno nella parte bassa. L'hanno sconsigliato, saremmo rimasti impantanati tutta notte, quindi abbiamo proseguito sullo sterrato e siamo arrivati questa sera a Perito Moreno. Perito Moreno, quindi abbiamo dovuto allungare un po' la nostra tappa per via della benzina.